avete affrontato insieme e quindi insomma stasera su questo palco è un giusto sentire anche te. Buonasera a tutti. Che dire? Ho avuto anch'io la bozza di questo libro, ma insomma mi sono fermata subito, non ho voluto andare oltre nella lettura perché altrimenti tante parti sarebbero state tagliate. Per cui... Sapete tutti che non lo ferma nessuno, io diciamo ci metto tanta buona volontà ma non ci riesco, per cui lo lascio andare sempre avanti, lo critico ma non lo ostacolo oltremodo. Faccio più gli interessi vostri che gli interessi miei e dei miei figli. Gli riconosco una grande capacità di fare tante cose, ecco, non sto io a vantarlo, lo conoscete, io ho sentito mio compare Carmelo Satta, ho sentito Pippo, l'onorevole Francesco Gallo, insomma io insieme a loro ho seguito, diciamo ho fatto parte di questa storia, perché nel 92 c'ero pure io, anzi io c'ero da prima, e quindi diciamo tutta la nascita della FENAPI l'ho seguita anch'io, addirittura io scrivevo perché avevo la bella scrittura, scrivevo i primi verbali delle loro riunioni, ecco, le facevano scrivere a me, allora i verbali si scrivevano a mano. Insomma, ti abbiamo consegnato
proprio stasera di dialogare con l'autore per aiutarci ad indagare e a farci scoprire il libro, non svelando troppo perché se lo devono leggere, quindi adesso lo lascio, lascio a te e ascoltiamo Catello De Luca con il direttore del quotidiano Il Cittadino, Cristiano Pugliesi. Grazie. Io questo libro mi avete fatto scoprire tante cose, ma io questo libro, dico la verità, l'ho già detto, cercheremo di non anticipare troppo, però è davvero incredibile, sono incredibili le mille vite di quest'uomo di Cateno De Luca. Oggi è un leader politico ormai a livello nazionale, possiamo dirlo, ma è stato, l'avete sentito, è stato ed è tante altre cose, imprenditore. È anche musicista, io questa cosa non la sapevo, l'ho scoperta stasera, l'ho scoperta leggendo il libro in realtà. Poi, è vero che c'è un disco pubblicato e un altro che deve uscire, vedete, davvero tantissime cose in una persona sola, tante figure riunite in una persona sola. E ovviamente la curiosità un po' generale, no, da parte di questo territorio, perché tu è anche candidato Cateno De Luca al Senato della Repubblica per le elezioni suppletive, per quello che era il posto di Silvio Berlusconi, tra l'altro un'altra persona dalle mille vite, quindi ecco, io, tutti si chiedevano, ma che cosa c'entra Cateno De Luca con Monza? E poi in realtà ho scoperto, leggendo questo libro, se poi ce ne vuole raccontare, che c'è un legame con la storia della sua famiglia, con questa città. Intanto grazie per la presenza, vi voglio abbracciare tutti. Mio padre arriva a Monza nel 1958 circa, perché periodi difficili, la classica fuentina, e non si riusciva a Fiumedenisi a campare, quindi lascia mia madre lì e approda qui al quartiere Sarocco, che era il quartiere dove approdavano i siciliani. E rimase qui per circa 2 anni in una baracca di 20 metri quadrati con 3 colleghi, senza bagni, senza cucina, senza nulla. E con quei grandi sacrifici di tornare a casa forse 2 volte, riuscì a comprare casa a Fiumedenisi, poi a ristrutturarla, ed è la casa dove sono nato io, a Fiumedenisi. La mia casa, che potremmo scrivere veramente Brianza a tutti gli effetti. Questa è la storia che mi lega e i casi strani della vita proprio a Monza. E domani saremo alle 18.30 al quartiere San Rocco, perché è iniziata lì il mio rapporto con la Brianza e lì chiuderemo la nostra campagna elettorale con un comizio in piazza alle 18.30. Ha introdotto il tema nel libro, diciamo che ritorna più volte, il tema del sacrificio, sacrifici che ha dovuto affrontare nella sua vita per raggiungere gli obiettivi, tanti obiettivi che poi ha raggiunto. Ecco, che valore ha, che significato ha per lei il sacrificio? È un valore per me fondamentale. Il sacrificio non lo va approcciato in termini negativi. Chi pensa questo non ha capito il senso della vita. Il sacrificio ti forgia, ti forma, ti purifica anche per molti aspetti rispetto a una magari visione della vita, e ti fa gustare anche quello che realmente è la vita. Io ho ottenuto tutto con grandi sacrifici. Ricordo anche Francesco Gallo, spesso quando parlavamo di strategie politiche, mi diceva: tu sei il classico personaggio
che del massimo sforzo minimo risultato, proprio perché partivo sempre nell'affrontare le questioni con grandi sacrifici, perché non volevo nulla di regalato da parte di nessuno. Ho avuto sempre questo limite e quindi tutto quello che nella vita ho fatto e abbiamo fatto, lo abbiamo fatto con all'insegna del sacrificio, perché non dovevo dire domani grazie a nessuno, soprattutto non tollero essere condizionato da qualcuno o che qualcuno mi rinfacci qualche cosa. Proprio questi limiti che hanno fatto. Infatti, nel libro poi lo vedrete, ci sono i lavori che ho fatto, perché i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, ma muratore, coltivatrice diretta, ovviamente quello ci si poteva permettere. Tutto ciò che ho voluto fare extra, io me lo sono guadagnato facendo appunto tante attività extra. E questo, così chiudo anche su questo argomento, è stato anche il progetto che, anzi l'ispirazione di un progetto che poi da sindaco di Messina ho fatto, dal titolo L'estate addosso, dove una notte noi ci facevamo le giunte dalle mezzanotte in poi a Messina e c'era anche la gara, quando facevamo giunta, dei ristoratori che ci voleva portare da mangiare proprio nella sala giunta. In una delle notti in cui facevamo giunta, a un certo punto ho detto agli assessori: dobbiamo fare un progetto per cominciare a far toccare con mano agli adolescenti cos'è il lavoro. Come facevamo ai miei tempi, che facevamo tanti lavori, fatto il muratore, l'inserviente, il barista, di tutto e di più, troverete lì anche i dettagli. Lanciare questo progetto L'estate addosso, che prevedeva l'inserimento di giovani da 15 anni a 25 anni, più volte gli studenti, nelle aziende per 3 mesi, e veniva dato all'azienda che inseriva il giovane 600 euro da dare al giovane come indennità per formazione e lavoro. L'azienda doveva pagare solo l'assicurazione da noi rimborsata. Ebbene, allora ero scettici, mi ricordo, i miei assessori, perché dice: ai nostri tempi era un'altra cosa. E quindi noi partiamo, ci approcciamo con i giovani con questo pure anche spesso pregiudizio, che ai nostri tempi era un'altra cosa. Come se ai giovani non si riesce poi anche a spiegare o far toccare con mano anche quali erano gli altri tempi e fargli capire che forse alcune cose di questi tempi non sono poi tanto magari corretti. Però gli approcci, abbiamo fatto un bando, un avviso, hanno partecipato 960 giovani, avevamo preventivato la partecipazione di 500, fu un grande successo, siamo stati ringraziati da tante famiglie, ho ricevuto tantissime mail, ma ne sintetizzo una mamma mi ha scritto allora dicendomi questo: mio figlio si alzava sempre verso mezzogiorno, muore, quando ha iniziato questo progetto alle 7:30 fa colazione, esce, ha capito che cosa significa il senso di responsabilità. Abbiamo parlato di giovani, lei, l'abbiamo sentito dalle testimonianze, ha avviato anche alla passione politica diversi giovani che poi sono diventati amministratori, anche hanno ricoperto ruoli importanti. Lei nel libro dice ha voluto sempre essere indipendente, di fatto è stato così, si è presentato con delle liste civiche, ha fondato delle realtà civiche, l'ultima è appunto l'attuale Nord con Sud, che è nata come Nord, Sud con Nord, che è nata come Sud, chiama Nord. Che consiglio darebbe lei oggi a un giovane che dovesse approcciarsi a questo mondo, che dovesse essere preso da questa malattia, che è una malattia difficile da far passare? Io parto dal presupposto che per essere libero in politica non può essere schiavo dei meccanismi che la politica ti offre, perché poi rischia di diventare una droga dalla quale tu non esci. E quindi parto dal presupposto che per poter fare politica liberamente tu
tu devi avere il tuo mestiere, una tua indipendenza economica, perché c'è la sindrome della casa di Gesù, che quando ci entri non ci vuoi uscire più. Questo sono i parlamenti nei quali, pur di rimanerci, ti svegli. E spesso lo fai perché nel frattempo magari non avevi un mestiere o hai messo da parte il mestiere. Mia moglie ha fatto cenno a tanti sacrifici. Per me non è stato semplice, non è semplice continuare comunque ad avere un occhio sempre al lavoro, perché io continuo a fare il dirigente aziendale, perché devo essere libero se non sono più compreso, perché non ho detto che possa essere completamente compreso, attenzione, o creo mostri che poi mi sputano in faccia. Arrivato a quel punto dico: stacco la spina, me ne torno al mio mestiere, canto meglio e comunque continuo a fare qualcosa di utile. Se questo io lo posso fare è perché con grandi sacrifici e grandi rinunce ho continuato a coltivare il mestiere. Visto che avevo un'energia incredibile, tanti progetti, però nel libro racconta anche un episodio in cui c'è stato forse solo una cosa che l'ha fermata per poco, per pochissimo, ed è stato il fisico, nel senso che un anno fa, credo, di questi tempi, in questo periodo, fu ricoverato per un problema fisico probabilmente provocato dall'eccesso di stress e di lavoro. Come ricorda quel momento? E che cosa le ha lasciato quel momento? Nel libro troverete un capitolo che è dedicato alla mia andata, nel modo che il biglietto era andato e ritorno, all'aldilà. E anche quello che è successo, come è capitato, sì, fu un sovraccarico dopo tante anche campagne elettorali, perché le mie campagne elettorali sono particolari, lo sanno tutti, sono contrassegnate da decine e decine di comizi, di incontri, non si dorme, ero reduce della campagna elettorale per le elezioni regionali in Sicilia, dove siamo arrivati secondi, con grande sorpresa di tutti, perché eravamo un progetto civico e di conseguenza ci davano pronostici quarti su 5 candidati. E in contemporanea abbiamo affrontato anche le elezioni nazionali, che hanno portato anche qui, caso raro, forse unico in Italia, una lista civica che riesce ad eleggere due rappresentanti al Parlamento nazionale battendo tutti i poli nel collegio di nominare. Fu una grande campagna elettorale e dovevo riposarmi, mia moglie avevamo già pure discusso e programmato che dovevamo staccare. Ebbene, rinviando da settimana in settimana in settimana, a un certo punto il fisico mi ha detto ciao. E mentre ero in riunione in segreteria, dove stavo pianificando alcune cose, a un certo punto una serie di segnali, il labbro storto, l'occhio ha cominciato ad andare dall'altra parte, a un certo punto ho perso i sensi e l'unica cosa che ricordo era sull'ambulanza il medico che gridava codice rosso, ictus in corso. Questo mi è rimasto impresso. E lì ho avuto un pensiero. Non è che io avevo paura di morire, anche perché per la vita che conduco, se ho messo in conto,
tanti rischi, tante volte sono stato anche con la sicurezza rafforzata, quindi questo non mi ha mai spaventato. Avevo un cruccio che se finiva lì lasciavo tante situazioni aperte alla mia famiglia che rischiavano di non potersi poi sistemare. Faccio un esempio, io abbiamo iniziato questo percorso nel 2007 in autonomia, come Sicilia Vera, ora progetto sul tema Nord. Io ho anticipato 2.200.000 euro in questi anni, con tanto di bonifico. Non so mai se lo recupererò, perché poi ognuno, quando arriva e si siede nelle poltrone, e noi abbiamo lo statuto dove quando si è eletti, poi tutto appartiene al soggetto che è stato eletto, perché poi che ci sono stati 15 anni di sacrifici, di anticipazione, di soldi tolti alla famiglia, che per fare quei soldi ha dovuto spaccarti la schiena, perché ovviamente per poter versare quei soldi ho dovuto lavorare doppiamente, eccetera, eccetera. Questo poi magari ci si dimentica. E per quei momenti mi sono detto queste cose, cioè le situazioni borderline in cui lasciavo la mia famiglia. Quindi è ovvio che da questo punto di vista una vita del genere ti porta ad avere tutta una serie di situazioni che nel tempo speri di sistemare. Io ho detto sempre ai ragazzi, per me è una gioia quello che abbiamo fatto, spero un giorno nel tempo, con quella che è la contribuzione degli eletti al partito, perché per statuto il 20% delle indennità si versano per recuperare questo e per continuare a fare politica, spero un giorno semplicemente, chissà se potrò restituire alla mia famiglia quello che gli ho tolto per quella che è la passione politica, perché ho sempre rifiutato i finanziamenti delle lobby. Tanti mi hanno avvicinato, ma abbiamo rifiutato sempre, perché la libertà ha un prezzo. Per ora lo pago io, anche per tutti, però sono libero, e questa libertà oggi ne gode una squadra che mi si auguro che nel tempo possa diventare un esercito. È vero che per tre volte le hanno proposto di entrare nella massoneria e per tre volte lei ha rifiutato. Sì, questo è anche il primo anche prezzo che pagai. Messina è una città particolare, dove le connessioni tra i palazzi sono particolari, forti, e io ho pagato il prezzo di essere un ragazzo di periferia che approdò in città e anche al Parlamento siciliano senza coperture, e quindi mi è arrivata la chiamata, la proposta. Io non ho pregiudizi, guardate, parto dal presupposto che ciascuno può decidere di passare il suo tempo come ritiene più opportuno, anche perché il marcio c'è ovunque, quindi l'ho visto ovunque, quindi non ho pregiudizi nei confronti della massoneria. Ho altre idee come passare il mio tempo, è una mia idea di fratellanza, tutto qui. Quindi solo per questo ho detto no più volte, ma ovviamente le questioni che hanno riguardato il mio primo arresto sono state proprio collegate a vicende che mi hanno reso un soggetto pericoloso nel momento in cui ho cominciato a affrontare certe battaglie anche nel Parlamento siciliano, tra cui il libro sugli sprechi della regione siciliana. E questo portò poi a tutta una serie di vicende di cui il libro ne parla dei Gattopardi, dei presidenti delle regioni con cui ho avuto a che fare, e anche il giudizio su ognuno di loro, con qualche episodio molto stuzzicante che ti invito a leggere. Io ho letto e dire che quello che colpisce di Catena De Luca anche in questo capitolo del libro che appena citato è davvero l'approccio diretto, molto diretto, che non siamo, credo, non si è abituati a vedere nel mondo della politica. È un mondo in cui
le questioni si cercano sempre di aggirare in un certo senso, cioè si cerca, l'arte politica è l'arte del compromesso e talvolta si spinge purtroppo anche oltre. Ecco, questo modo di fare è molto diretto, abbiamo sentito da Rebroni qualche testimonianza poco fa, no? È molto diretto nei confronti del palazzo, in tutti i comuni, è stato sindaco in 4 comuni, lo ricordiamo, Fiume di Nisi che è il suo paese natale, Santa Teresa di Riva, poi Messina e attualmente Taormina. In ciascuno la città metropolitana di Messina, ma la città metropolitana, perché cambiò la legge dopo che mi sono insediato e mi sono trovato anche a dover fare il presidente della provincia a coordinare 108 comuni. Siamo arrivati proprio a 5 enti territoriali per questo momento. Esatto. E in tutti questi ruoli lei, mi sembra di capire, li ha approcciati allo stesso modo, cioè in maniera molto diretta, molto strana, molto aggressiva nei confronti di quelli che riteneva essere le cose ingiuste. Lo ha anticipato, chiaramente in modo, affrontando le cose in questo modo, qualche problemino purtroppo è arrivato, gli elenca addirittura due arresti, 16 procedimenti o 12, adesso non ricordo, 16 processi e 2 arresti. E oggi attualmente è incensurato. Quindi, questo passaggio quando lei racconta la vicenda del suo primo arresto e quel saluto che fece con una persona prima di Natale, diceva prima di Natale salutai questa persona che mi baciò, mi salutò e dopo scoprì, dopo pochi mesi, che era stata quella persona con una sua denuncia a provocare questo arresto, che fu per lei un episodio molto scioccante. Il mio primo arresto risale al 27 di giugno del 2011, ore 21:45 nel Consiglio Comunale, perché poi la cosa simpatica è che i mafiosi in Sicilia si arrestano alle 4 di mattina, ma Cateno De Luca deve essere arrestato in modo plateale, in un orario ovviamente non consono, che hanno trattato pure peggio, perché dove in quel momento già avevamo lanciato i nostri progetti, avevamo già a livello regionale certe posizioni e stavamo diventando importanti e comunque eravamo una specie di partito e quindi andava fermato. E da lì poi è nato lo scontro con la Procura della Repubblica di Messina, che mi portò all'apertura di altri processi in contemporanea. Anche a me avevo l'avviso, sta zitto, che così poi piano piano le cose si sistemano, la mia reazione fu feroce. Ricordo ancora quando ero agli arresti domiciliari, è venuto il professore Carlo Taormina a trovarmi, credo che fosse il 30 di giugno, dopo 3-4 giorni che mi hanno arrestato, anzi forse alcuni in più, perché mia moglie andò a trovarlo in un'udienza che stava facendo in Calabria. Quando è venuto e aveva letto già le carte, mi ha fatto una domanda, mi ha detto: guardi, io le faccio una domanda, in base alla risposta le dico se accetto o no la sua difesa. E mi ha chiesto: lei in questo processo, questa situazione, se la vuole vivere in difesa o all'attacco? Io sono stato perentorio, ho detto all'attacco. E lui mi ha risposto: allora accetto l'attacco. Per come ho letto le carte, lei doveva già essere non qui, in carcere, non agli arresti domiciliari, perché le hanno preparato una trappola di una raffinatezza unica che dietro prevede degli elementi che l'hanno architettata in un certo modo, e aveva ragione. Siamo andati allo scontro, ovviamente c'è stata una reazione dei palazzi e a quella reazione abbiamo ovviamente fatto il resto. Tenete conto che io ho subito quasi 12 anni di tritacarne giudiziale. Però siamo qui, liberi e attestati. Ecco, questo libro si apre con quello, a me sembra davvero un atto d'amore nei confronti di quella che è la sua comunità originaria, Fiume di Nisi, ne descrive la storia. Che cosa ha significato per la sua formazione? Da Fiume di Nisi parte tutta la sua carriera, sia quella politica che quella professionale. Lì è stato consigliere comunale,
più volte, poi assessore, poi sindaco. Ed è lì che poi è partita anche la sua attività professionale nel 1992, è ricordato, mentre lo consiglio anche io, consiglio anche di leggerlo perché racconta tutti i lavori che mentre faceva per avviare questo sogno. Che cosa è significato? Che cosa significa per lei Fiumedinese? Beh, per me Fiumedinese era una famiglia e dove il tempo si ferma e dove riesco ad essere Robertino e dove passeggio per le strade e nessuno mi chiede un selfie e dove posso guardarmi le caprette di mia madre e dove sono allo stato bravo. Questo per me è il Fiumedinese. Il suo slogan, ed è ripetuto anche all'interno di questo volume, è "Aggiusto i disastri degli altri". Ecco, la curiosità che viene è come si aggiusta, perché noi vediamo insomma tanti amministratori locali che partono con le migliori intenzioni, vengono magari eletti perché promettono di sistemare delle situazioni, magari anche in comuni che tendenzialmente vanno abbastanza bene, insomma noi sappiamo sicuramente che in quella parte d'Italia, in Sicilia, l'amministrazione pubblica vive maggiori difficoltà rispetto a dove ci troviamo oggi, eppure lei è riuscito a ribaltare le cose anche lì. Come si fa? Questa è la domanda, la curiosità. È semplice. Intanto è vero che in politica si fanno compromessi, ma io sono abituato a fare compromessi solo a rialzo. Compromessa di basso, io non li ho mai fatti e non li farò mai. Questo è un fatto di caratteristica. Cosa significa compromessa di basso? È semplice, che quando tu affronti una comunità, fai un programma elettorale e ti prendi i tuoi impegni, sei un grande disonesto e delinquente, nel momento in cui prendi questi impegni già sai che non si possono mantenere. Un esempio per tutti, è da delinquenti dire di fare il blocco navale per bloccare i migranti sapendo che è vietato dai regolamenti comunitari. Solo per rubare. Tanto per fare un esempio. Questo è il tema, poi devo discutere di tutte le altre soluzioni. Io non mi sono mai permesso, non arrivi a fare il sindaco in quattro comunità diverse a caso, ma non solo. Non è un caso che dove amministri te ne vai, indichi la squadra che deve proseguire il tuo lavoro e viene puntualmente eletta. Quindi vuol dire che la comunità dove tu sei stato non è che ti ha voluto bene, ti ha amato, a punto tale che che ha anche accettato un impegno da parte tua a garanzia di chi viene dopo di te. Questo è l'elemento fondamentale. Aggiustare il disastro degli altri è una caratteristica alla quale io ho sempre votato il mio modo di fare politica, perché per me la gestione ordinaria mi annoia. Per me nel momento in cui ho sistemato un comune e l'ho lanciato, per me già quella è un'attività ordinaria. Farei fare a dei colleghi sindaci, anche lombardi, farei fare per un mese il sindaco di un comune del meridione della Sicilia, da dove tu non parti da zero, tu parti da sotto zero. E se sei bravo, se sei bravo non vai ancora più a sprofondare. Io ho preso comuni da sotto zero, li ho portati a livelli di normalità, ho creato le condizioni per lanciarli e questo per me è una grande soddisfazione perché ho formato anche classi politiche. I nostri sindaci li abbiamo formati uno a uno. I vari Danilo, Basile, De Luca, Lombardo, ne potrei citare tanti. Quello è frutto di un vivaio che in politica è raro. Perché in politica la generosità è merce rara. La mia grande soddisfazione è vedere questi ragazzi crescere e gli dico sempre: non prendete di me quello che appare, quel bello del leader, delle presunte comodità. Ricordatevi quello che ho fatto, studiate o approfondite quello che ho fatto per arrivare qui e quello che ho fatto per consentirvi di arrivare a tutti quanti qui. Così nessuno si vede il cervello. Perché spesso poi ci vediamo subito al cervello. Mi
azienda, le palazze, ci impieghiamo tutti. Questo è purtroppo il problema. E dico sempre, quando con le stesse regole, gli stessi principi che mi hanno portato ad essere oggi qui e voi ad essere qui, riuscirete a farmi fuori, io sarò la persona più felice del mondo, perché vuol dire che gli alunni hanno superato il maestro. E io sono felice. Ma con le stesse regole, gli stessi sacrifici, le stesse rinunce. Ecco, le stesse rinunce. Senta, qual è il disastro più grosso che è riuscito a sistemare? Beh, la raccolta a differenza da Messina, Messina veniva caratterizzata per due elementi: la città della munnizza, come lo diciamo noi, e la città delle baracche. Questi erano i due elementi che hanno sempre caratterizzato Messina. La raccolta differenziata, quando sono arrivato, non esisteva. Sulla carta era l'8%. Ebbene, io mi sono messo con delle squadre a fare blitz notturni, uscivo due volte la settimana, abbiamo fatto oltre 8.500 sanzioni, blitz contro gli zozzoni, e ho eliminato i passamenti, ora Messina era al 60% di raccolta differenziata, in una Sicilia dove per colpa della regione noi prendiamo la munnizza e la portiamo fuori dalla Sicilia per smaltirla, chiaro? Quindi una regione dove è complicato fare raccolta differenziata. E questo è stato un primo elemento importante. Seconda questione, le baracche di Messina. Qui mi incrocio con Silvio Berlusconi. Tenete conto che io non sono mai stato berlusconiano, ho sempre avuto una mia visione della politica. Alle elezioni europee, ecco qua i compromessi arrivati, un esempio lampante. Elezioni europee del 2019, discuto con Gianfranco Miccichè, che doveva fare, era lui il coordinatore regionale di Forza Italia, volevo uscire primo in Italia come data elettorale in Sicilia, quindi era alla ricerca di strategie. Mi confronto con lui, mi cerca, perché noi avevamo comunque il nostro movimento Sicilia Verde, il nostro deputato Danilo Giunti, ci ricorda Danilo quando ti ha detto mi voleva parlare, e voleva da me un ragionamento, una proposta per le europee. Gli ho detto, facciamo un patto, io ti metto una candidata, tale Daphne Musolino, e mi impegno a portarti 50.000 preferenze, però tu devi far prendere l'impegno a Berlusconi che nella quota riservata alle leggi che possono proporre le opposizioni, perché questi sono i meccanismi, inserisci la legge speciale per Messina. Ebbene, noi abbiamo messo la candidata, abbiamo preso 49.000 preferenze, noi, Berlusconi interviene alla chiusura del comizio, era il venerdì, interviene telefonicamente a Piazza Duomo, è tutto registrato. Io con Gianfranco Miccichè facciamo questo patto che si è chiamato Patto della Madonnina, perché abbiamo siglato questo patto tra gentiluomini esattamente a Messina, alla Madonnina che dà il benvenuto d'ingresso a Messina. Patto della Madonnina. Prevedeva questo. Bene, Silvio Berlusconi interviene alle 23 telefonicamente, prende l'impegno con Messina e messinesi che avrebbe fatto proporre al gruppo di Forza Italia il disegno di legge per l'isolamento di Messina. Bene, noi abbiamo portato 49.000 voti, Berlusconi ha mantenuto l'impegno, il Messina ha avuto la legge speciale per Catero De Luca, per un compromesso a rialzo, ecco come cosa significa il compromesso a rialzo, ne ha beneficiato la città, che nonostante il terremoto del 1908 ancora si trascinava queste baracche dove abitavano oltre 8.000 persone, 2.500 famiglie sotto l'amianto,
e finalmente è dovuto venire uno di Fiume Divisi, io, per far fare la legge speciale a Messina di eliminare quest'altro problema. E quindi ora lavoro in corso, delle lezioni in corso, assegnazione di queste abitazioni a queste case vere, dove andò allora e rimase traumatizzato, lo riporto nel libro, grazie a me che rimase traumatizzato, si mise a piangere. Ancora ricordo le lacrime di questa donna quando è entrata nelle favelas messinesi, rimasta traumatizzata. Quando partì da lì quel giorno, in aereo, di getto, scrisse Gli Invisibili. Ha citato Berlusconi, questo nel libro non c'è, però è notizia, diciamo, nelle ultime ore, è la sua dichiarazione delle ultime ore che sta circolando molto. Lei davvero pensa, siccome siamo a Monza, lo chiediamo, che il Monza sia in vendita? Ma è una cosa logica, non si tratta di pensare, perché quando ci vuole molto per capire un fatto, la famiglia Berlusconi ha fatto una scelta ben precisa: non finanzia più Forza Italia, e lo ha detto, anche se poi non hanno corretto il tiro, ma quello è il senso, e non finanzia più tutto ciò che non rientra nelle priorità strategiche della visione aziendale, piace o non piace. Del Monza è ovvio purtroppo che non rientra in questo tipo di logica. Il Monza sarà venduto per una questione proprio logica, e Galliani hanno semplicemente stabilito di dargli un ben servito, diciamo elegante, che è il Senato della Repubblica, che per Galliani, guardate, è una grande punizione. Questo lo voglio dire chiaramente, perché Galliani non lo vuole fare il Senato. Quei 5 anni che è stato in Senato non c'è stato, non ha fatto nulla, non ha mai presentato un disegno di legge. Questi sono dati che leggete su me, campagna elettorale, sono dati che leggete sul sito ufficiale del Senato, e non vedeva l'ora che finisse. Poveretto, era talmente fuori da quel contesto che ha sbagliato pure 48 volte a votare. Si chiamano voti ribelli si chiamano tecnicamente, ma era io. Quando è finita finalmente la legislatura, nel 2022, non si è voluto ricandidare. Ora è stato costretto a candidarsi. È stato costretto a candidarsi. Questo è l'elemento. Ecco, ora, si può mai scambiare un Parlamento per un luogo di compensazione, di favori, di cortesie? Per me questo è immorale. L'ultima domanda, abbiamo visto una vita davvero, lo scopriranno anche coloro che riceveranno e che leggeranno questo libro, anche coloro che lo acquisteranno. Ha fatto davvero tantissime cose nel corso della sua vita, politica, musica, adesso c'è questo progetto di Sud con Nord. Dove vuole arrivare Catena De Luca? Guardi, il mio sogno non l'ho mai nascosto, è fare il presidente della Regione Siciliana.